Ciao, bentornati nella Darici Zone. Finalmente ho l'occasione di fare l'unboxing dell'Argon PI One, uno dei probabilmente il case più desiderato al momento per il Raspberry Pi 4. È praticamente introvabile. Sono riuscito a trovarlo grazie a... Lo mostro anche. Ecco, aiuto, dov'è? Ecco qui, Geek PI, che probabilmente ha acquistato. Vi danno anche questa bustina, questa è la scatola. C'è anche il cacciavite. Probabilmente ha acquistato qualche modello dell'Argon per rivenderlo, oppure hanno un accordo con loro, ma comunque al momento non è possibile acquistarlo direttamente da Argon. Se vedete nella descrizione del video, troverete il link affiliato a Amazon, che se ci cliccate e acquistate qualcosa, una piccolissima percentuale andrà alla Darici Zone. Però non è per questo che lo metto per darvi comunque un'indicazione per l'acquisto, cioè provate, andare a quel link, ma ne hanno pochissimi pezzi, quindi io non garantisco che lo possiate trovare. Allora, questo video ha carattere principalmente di unboxing, perché ancora non l'ho. Non ho possibilità di montarlo subito sul PA, infatti farò un secondo video con il montaggio nel PA. Adesso voglio solo farvi vedere l'oggetto in questo primo video, ammesso che mi riesca di tirarlo fuori. Ok, questo fuori dal... Ah, vediamo anche un po' la scatolina. Allora, dicevamo, questo è uno dei case più desiderati e più ambiti e più venduti per il PA. Per molti è considerato il migliore. Qui c'è il libretto di istruzioni, perché bisogna un filino smanettare, perché questo qui, vi spiegano come montarlo, vedete? E però non solo, perché questo case è molto completo a livello di funzioni. È possibile installare uno script per il pulsante d'accensione e uno script per la ventola, perché vediamo com'è il famigerato Argon One con la pellicola goduriosa. Eccolo qui, è veramente bello, è in alluminio e per confronto vediamo. Non taglio nulla, è tutto molto. Il confronto con l'Argon Neo. Questo è l'Argon Neo ed è l'altro case in alluminio dell'Argon. Questo è il Neo. E questo è lo One, ed è un divertente anagramma, perché One e Neo sono le stesse lettere. Per ora questo è il video dello One, giustamente, quindi il sipario è tutto suo. Allora, è sempre in alluminio, come anche il Neo, con delle alette laterali per farlo respirare. Sembra la testa di un robot. Veramente molto bello, e direi che questo dà più l'idea di un case tipo mini console, quindi direi abbastanza adatto per un progetto di retro gaming. Rispetto, mettiamo in pista un attimo il Neo, rispetto al classico case che ricalca un po' quello della PI Foundation, questo è qualcosa di più simile alle console mini. Guardate, veramente bello. E una caratteristica che probabilmente già sapete è che tutte le connessioni, al contrario del classico PI che le ha laterali e frontali, sono tutte riportate nel retro, sono tutte deviate nel retro grazie a una scheda figlia che dovete montare. Quindi tutte le connessioni vanno dietro, ovvero queste sono le due mini HDMI, l'entrata audio, l'uscita audio, scusate, questa è l'alimentazione, questo è il pulsante d'accensione, attenzione. È un case che ha il pulsante d'accensione, quindi tramite, come ho detto, uno script da installare, potete accendere e spegnere il PI. Spegnere il PI, si dice spegnere con il pulsante, e quindi davanti qui si dovrebbe vedere i LED, lo vedremo poi dopo nel montaggio, nel secondo video che realizzerò. Allora, l'idea di portare tutti i connettori sul retro è interessante, però c'è da dire che
Inteso come mini desktop, in realtà questo non è mai stato pensato come una mini console, ma come un mini desktop da utilizzare, monitor, PC, un mini PC. Però diciamo che nell'ottica di mini console sarebbe stato preferibile, secondo me, avere almeno le porte USB davanti e non dietro. Andranno qui andrà l'Ethernet, perché per il collegamento dei joypad bisognerà passare dal retro e non dal davanti, come classico. Tiriamo ballo un'altra volta il NIO, vedete? Questo andrà sul retro. Non lo so, magari avrei gradito quantomeno le USB davanti e tutto il resto andava bene dietro, ma comunque sono così, sono gusti. Adesso apriamolo. Perché allora, il case è tutto in alluminio, vedete? La base sotto è in plastica e sapete già perché, ve l'ho già spiegato, serve per non andare a inficiare la qualità del wifi. La plastica non interferisce, l'alluminio purtroppo sì, ma il chip sul PA, il chip del wifi, è montato nella parte inferiore, quindi per questo i produttori mettono la parte in plastica. E questa è la parte superiore. È un alluminio veramente massiccio che se mi casca su un piede me lo stacca di netto. E qui vedete c'è una ventola, attenzione, c'è una ventola. Questi sono i blocchi che andranno a contatto con il PI, il processore del PI e la memoria. E quindi andrà a dissipare in un'area grande, più grande, ancora ribecchiamo il NIO un'altra volta, più grande del NIO, che vi ricordate com'è fatto, il NIO si apre così. Questa è la parte sopra che schiaccia il chip del PI e lo rinfresca, quindi il calore va a distribuirsi in tutta questa parte, rimanendo sempre in bella vista e accessibili le connessioni, al contrario di altri case in alluminio. Si chiude con dei magneti, attenzione che i magneti ritorneranno. Ecco. Beh, quindi praticamente in questo caso l'area di dissipazione è molto più grande. Quindi dovrebbe essere più efficiente. Ma loro hanno anche inserito questa ventola, la ventola che potete regolare attraverso un software. La ventola entrerà in azione soltanto quando il PI raggiungerà determinate temperature che possono anche essere regolate. Attenzione, possono essere anche regolate. Quindi immagino, qui il magnete è tornato e ora vi spiegherò perché. Non credo che la ventola entrerà in azione in molte situazioni, però magari in una condizione di overclocking o emulatori particolarmente onerosi potrebbe aiutare. E il magnete serve per scoprire questa parte qui. Ammesso che mi riesca ad aprirla, non è scontato. Forse si apre meglio una volta chiuso tutto. Eccolo qui, ce l'ho fatta. Allora, i magneti sono in questo caso nella parte posteriore, serve per, vedete, il GPO così è accessibile anche con questo case. A loro piacciono i magneti. E ripeto, per chi avesse paura, i magneti non provocano nessun danno alle schede SD. Ricordate però questa cosa, eh? E ora la pellicola va rimossa, ovviamente, anzi la togliamo subito. Stack, è stato veramente violento. E qui abbiamo una plastica semitrasparente lucida. E qui andrà ad alloggiare la scheda SD. L'alimentatore va benissimo, quello del PI, oppure è possibile acquistare un alimentatore realizzato appositamente da Argon. Vediamo un po' cosa ci dà. Ecco, questa è la scheda figlia. Questa dovrà essere collegata al PI. Non vuole uscire, ragazzi. Eccola, volevo farvela vedere a tutti i costi. Questa scheda che cosa fa? Non fa altro che replicare le connessioni della scheda madre del PI e le va a spostare sul retro. Quindi questa scheda serve per deviare tutte le connessioni
nella parte inferiore, nel retro del case. È molto ingegnosa come idea. E in quest'altra qui dovrebbe esserci pad termici. Vediamoli. Ok, qui abbiamo i pad che servono, questi sono i piedini in realtà. Questi sono i pad termici da applicare sui blocchi di alluminio che andranno in contatto con il processore, e queste ovviamente sono le viti. Mettiamole tutte qui. Di solito loro le mettono di più di quanto necessario, perché qualche vite bonus può sempre far comodo. Ok, vediamo se il subframe, perché questo unboxing si ferma qui. Con un altro video vi farò vedere proprio il montaggio con il PI. Questo quindi è il fantasmagorico Argon One Case per Raspberry Pi 4. Grazie per avermi seguito, mettete un like se il video vi è piaciuto e continuate a seguirmi. Ciao ciao!